Benvenuti in un nuovo video. Come avevo pronunciato in questa settimana, tutti i video precedenti che avete visto, spero che l'avete visto, che l'ho caricato quasi contemporanea, e ho detto che vi svelavo qualche segreto per avere sempre le carte migliori in questo gioco. Essendo che FIFA quest'anno ha deciso di farci spendere un botto di soldi per farci accanire a questo gioco in modo buono, però accanire, non in modo cattivo. In questo gioco che veramente su alcuni fronti sta dando belle soddisfazioni su carte, gioco, tematiche. E su altre un poco da rivedere, su cui ho rifatto alcuni bug che bloccano parecchie partite. Però non parlerò dei bug, ma parlerò di come avere queste carte speciali ogni volta che escono una nuova sfida o un nuovo tipo di carte speciali, come averle non gratis, ma su giù a un costo ridotto, oppure a volte veramente gratis. Allora, bando alle ciance, partiamo subito. Potete vedere, adesso siamo nel periodo degli headliner, forse questo periodo. Non vedrete la prima squadra come sto vedendo io, forse vedrete la seconda perché non uscirà questa settimana, uscirà il prossimo sto video. Vedete la seconda squadra settimana. La prima vede ancora Koulibaly e Mbappé, la seconda non so cosa ci aspetta. Visto che questo FIFA ci ha deciso di farci vedere queste carte speciali ogni quasi, facciamo barra 2 settimane esce qualcosa, qualche evento nuovo, io direi di prevenire in questo caso. È stato un po' tardi, però volevo farlo spiegare anche a voi perché io ci sono già dentro da un po' di tempo e già sto capendo un po' di meccanismi. Voi forse che ancora non riuscite ancora a farlo, vi voglio aiutare così potete avere sì crediti che carte buone sempre aggiornate e soldi abbastanza per comprarvi le carte aggiornate di questo gioco. Partiamo subito direi con prima di avere tutte queste carte, partiamo prima dalle sfide, giustamente con le partite giocate. Ok, io sono in tutto per fare Squad Battle, Digital Rivals, FUT Champions e Playoff. Sono tipo 5 partite, 5 serie di cose. In questo caso ce le possiamo giostrare durante la settimana. Se per esempio adesso sappiamo che la UL si gioca quando volete voi, perché vedo parecchi di loro vengono a giocare anche divine fine lunedì finale 7, cioè ci sta tempo. 7 di mattina, premi assegnati a te tra le tue partite oppure lunedì alle 6, 7 di mattina, cioè non ci sta problemi. Voi giocate tra venerdì, sabato e domenica, alternate, sono 20 partite, fate 5, 10, 5 o 10, 5, 5, dipende da come giostrate voi. E questo ci siamo levati la finale di Champions, cioè la FUT Champions. Dei playoff, essendo che da lunedì a giovedì non avete nulla, oppure per esempio facciamo conto da lunedì fino a mercoledì volete giocarvi le Squad Battle, nessun problema. Vi fate quelle, per esempio, 10 partite. Toccate, per esempio, io per esempio le Squad Battle, visto che non ci gioco tanto, se ci devo giocare le Squad Battle, gioco solo perché voglio andare a prendere delle sfide che hanno in base a quel livello di Squad Battle, io direi di arrivare easy, proprio semplice, anche Argento 1. Perché Argento 1 vi danno due pacchetti da 15.000 che sono belli puliti puliti. Poi se giustamente vi accanite un po' di più perché volete avere sempre dei premi in più, salite fino a oro 1, oro alla leggenda, non so, quello che volete voi, però fate quelle poche partite per quando vi sembra l'argento 1, che non è male, sono 15.000 crediti a pacchetto, non è male, poi ogni tanto si può sculare, ogni tanto no, però come pacchetto non è male, e arrivate là, vi fermate all'argento 1. Avanzate di Rivals, per esempio io che mi fermo alla FUT Champions per una cosa che mi manca tipo una vittoria per qualificare, perché non riesco ad arrivare oltre i 50 punti, 51, e voi per esempio già siete un po' più esperti di me, riuscite a evitare di farvi i playoff tramite una partita. Però in questo caso, visto che la Rivals vi servono perché grazie alle Rivals vi danno altri pacchetti oppure vi danno anche i premi che vi aspettano per qualificarvi alla FUT Champions, i playoff, idea di farla durante il periodo della settimana, cioè da lunedì a giovedì. Quel periodo là, però staccate perché in che senso io mi fermo alla division, alle Rivals a 7 vittorie. Dopo aver fatto le 7 vittorie mi blocco là. Per esempio, come dovete vedere, sto a 9 partite, cioè ne ho vinte 7 e ne ho perse 2. Cioè, sto per esempio, sto perfetto col tempo. Io faccio quelle 2-3 partite e mi blocco là. In questo caso, io sto in divisione 3 e divisione 3 è abbastanza complicato. Per livello mio, sto parlando, non a livello vostro che non li conosco. Però vi dico, se voi partite per esempio da livello 1, livello 2, giostrate le partite in modo più semplice possibile. Partite da livello, per esempio, livello 3, ok, fate quelle 7 partite che vi bloccano, fatelo pure lunedì mattina, domenica appena avete finito, vi fate quelle 7 partite, così state tranquilli che giovedì non dovete fare nulla, vi aprite i pacchetti e chi si è visto si è visto e vi mettete da parte. E già abbiamo, per esempio, facciamo conto, abbiamo 3 pacchetti già, con 20, 10.000 crediti, 15.000 crediti, non so quanti crediti vi danno, avete già pacchetti, avete finito già le Rivals, 7 vittorie. Voglio mettere in tutto 10 partite perché sarà difficile forse fare 7 vittorie di fila. Però chi è più bravo le fa 7 di fila. Fate 10 partite, finite le Rivals
E attaccati ai playoff. Dopo finite le partite dei playoff, i playoff non ci vogliono nulla, perché poi alla fine c'è chi vi vuole bene, chi ve la regala, chi no, e però alla fine ci vogliono quei pochi tempi che vi permettono di arrivare ai playoff già giocati. Sono 10 partite, vi servono 5 vittorie in poche parole, oppure 4 vittorie e 4 pareggi, e bloccato Anand e Frasch pure i playoff, e passate avanti alla Food Champions. Devo dire, se volete andare oltre con i premi, perché posso già, che riprendo, la Food Champions, per esempio, mi mancano ancora 1200 punti, non ci fate caso però. In questo caso, visto che alla qualificazione scatta a 20 punti, no? Voi una volta raggiunti i 20 punti avete ancora due partite. Se fate 4 vittorie e 4 pareggi, no? Avete ancora due partite. Se vi piace, avanzate a livello più avanti, oppure vi fermate a 20, staccate a 20 perché non ci avete più a fare quelle. Avete fatto già 8 partite, siete stressati, basta, fermate a 8. Chi si è visto, attaccate ai playoff bene di mattina, pomeriggio, sera, quando volete voi, attaccate e ve le fate. Così non perdete manco tempo. In poco, in giro di una settimana. Che praticamente da lunedì a giovedì, facendo un minor numero di partite, per esempio da lunedì a mercoledì vi fate 15 partite, cioè 7 rivals che vi permettono di avere già i premi per giovedì e altre 5 di Scud Battle, stiamo là, e poi le rimanenti li mettete nei playoff, così vi rendete conto pure voi, e così giovedì tenete solo quel giorno per fare tutti i playoff che vi sono mancati la settimana prima di tutto l'arco del tempo, e poi vi dedicate venerdì, sabato e domenica tutto per la UL, così potete fare quello che volete voi, buffate i parole, buffate i parole. E questo è un calcolo a parte, questo è per come avere pacchetti sempre garantiti senza spendere il minor numero di tempo possibile, perché io vi ho detto fate questo metodo che tengo io, che mi giostro tutte le partite, cioè per esempio a me il venerdì, sabato e domenica è sacro, che non faccio nulla, faccio solo la UL. Il lunedì al giovedì mi giostro io il tempo, se mi voglio fare Scud Battle, se mi voglio fare 10 rivals, oppure mi voglio fare solo i playoff. Per esempio le Scud Battle le abbandono nel caso escono qualche sfida, perché voi dovete tenere sempre conto che FIFA metterà sempre obiettivi nuovi, obiettivi, 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 e vi regalerà sempre Scud Battle, Scud Battle, Scud Battle. Io faccio solo quelle Scud Battle che mi interessano a me, che poi non voglio avere tutte le carte speciali, mi interessano quelle che preferisco io. Mi faccio gli obiettivi delle Scud Battle, faccio quante partite devo fare e poi lascio. Faccio le 7 rivals che mi servono, vado ai playoff e poi mi faccio la Food Champions. Basta. E questo è un conto nel caso dei pacchetti gratis, sempre pacchetti gratis. In questo caso, io ho detto in settimana, nei video scorsi, ho detto: guardate, fate attenzione ai giocatori che io ho nella lista trasferimenti. Voi vedete, non c'ho questi qua, vedete? Questo qua, Acerbi, Vela, Chiesa. Ho tipo 3 pagine, 3-4 pagine di questi qua. Allora, io queste carte non servono a nulla, sono tutte carte basse. Il più forte che ho è 84, ma io ce l'ho perché, sapendo che FIFA ogni 2 settimane, 1 o 2 settimane, mette 20 nuove, metteranno sempre carte, 20 pacumeni speciali. Cioè, in che senso? Sfida Creazione Rosa, in questa settimana è uscita, anzi facciamo ieri è uscita, che oggi sto registrando di martedì, lunedì è uscita questa carta, vi uscirà la settimana prossima, non ci fate caso, è uscito doppio bonus 81. Questo doppio bonus 81 richiede 6 giocatori orari, e qua il resto sono 6 giocatori orari, e il resto sono 5 non rari, cioè i comuni. Però vuole tutti oro. In questo caso, sapendo che prima o poi FIFA farà uscire uno tipo questo, oppure 75 più, oppure l'icona, per esempio, che non è uscito l'icona, ma sono riuscito pure a fare. Video a parte, voi già l'avete visto il video, ve lo posso pure svelare, che vi ho trovato onesta. Usciranno queste carte qua, per esempio 75 più, 81 più, 275 più, player pick, che richiederanno sempre, sempre, sempre oro rari. O 1, o 2, o 3, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Per esempio, se ho un oro raro, ve lo vado a comprare a. Ma facciamo un esempio. Vado sul mercato e vedo l'oro raro che è uscito questa sfida che richiede 6 oro rari. Io vado su oro raro, metto 700, 750. Ne troviamo pochissime. Se dovete andare a comprare uno di questo, ve lo prendono subito, no? Io, sapendo che ogni pacchetto che faccio in un pacchetto, che non sono pacchetti del nulla, sono pacchetti abbastanza corposi, io tramite questi pacchetti posso conservarmi tutti i giocatori orari. Lo so che voi dovete conservarvi quelli là, 81, 87, 88, 89. A volte non servono nulla, perché servono solo per qualche sfida determinata. Per esempio, io mi conservo anche questi qua bassi, perché sapendo che io non voglio andarmi a comprare un giocatore 75 più a un giocatore oro raro 75 a 8.000, 2.000, 3.000 crediti, non lo vado a fare. Io vado a spendere soldi per carte che servono per una sfida determinata. In questo caso vado a puntare sui giocatori che ho messo nella lista trasferimenti. Ecco qua. E c'ho tutti questi qua, per esempio, tutta Serie A, Premier League. Chi capita, capita, io butto sopra e me li conservo.
Voi dite, questo metodo funziona? Allora, io per esempio adesso non vi posso far vedere tutte le carte che ho trovato, però di carte speciali, tutte gratis, ho trovato, adesso vi faccio vedere, Ratalo, primo proprietario non scambiabile, poi, che ben bello l'ho comprato, ma che ne so, come Teo Hernandez l'ho trovato in quella sfida che ti regalano loro il pacchetto, e fortuna pure a volte. Lui l'ho comprato a poco, Tonali l'ho comprato, Mertens è una sfida, non ho pagato nulla. Politano altrettanto, Osimhen altrettanto, Insigne altrettanto, sono tutte sfide che non ho pagato nulla. Poi abbiamo Koulibaly sfida fatta, Zambuolo, Zaniolo sfida, Simeone sfida, Alessandrini trovate un pacco Kuna gratis, Nesta trovate nel pacco Kuna pagata a zero, pacchetto Kuna a zero, mid, sta parlando, Hakimi gratis, Candreva gratis, Pandev sfida, Tomori l'ho dovuto pagare per forza come carta. Poi non ho finito qua, abbiamo Benzema trovato gratis, Morientes trovato gratis, nel pacco Hero, Bruno Fernandes pagato gratis, Haller sfida fatta gratis, Rice trovato gratis, Dybala trovato gratis. Se non mi credete, io ve lo faccio vedere, perché voi dite che forse dico che palla. No, guarda, primo proprietario non scambiabile. Poi abbiamo primo proprietario non scambiabile, primo proprietario non scambiabile, primo proprietario non scambiabile, primo proprietario non scambiabile, Dybala, primo proprietario non scambiabile. Ciò vi non dico bugie, io faccio tutte le carte. De Jong, primo proprietario non scambiabile. Poi abbiamo Gosens, primo proprietario non scambiabile, una sfida fatta. Koulibaly, primo proprietario non scambiabile perché ho levato il mio. Lautaro, primo proprietario non scambiabile. Morales, primo proprietario non scambiabile. Milastier, primo proprietario non scambiabile. Tierney, primo proprietario non scambiabile. Vi faccio vedere tutta la verità, su tutte le carte che ho trovato. Schick, primo proprietario non scambiabile. Poi abbiamo, mi dico se c'è poco, primo proprietario non scambiabile, una sfida fatta. Primo proprietario una sfida fatta, sfida fatta. Trovate un pack opening, trovate un pack, poi questo è, non so, trovate un altro pack, Barella abbiamo trovato, se vedete sono carte vecchie quelle che ho pagato, ma ne ho trovato, Carrasco trovato, De Gea trovato, Talisca e Saúl sfide fatte trovato, Davis fa sfida fatta, altrettanto questi due, Foden, Isic, Kessié, Cannon, Piqué, Lafont, Magnan e Tadic, tutte sfide fatte, sono tutti trovati gratis. Quadrato no, Chiesa no, Manolas sì, e c'è un altro là, poi Sangaré, Kudus, Kane, riparto tutto in gratis, l'ho trovato, non ho pagato un euro queste carte, perché io vado a pagare Dembélé gratis, chi ci sta più di carta speciale, vediamo carta speciale che abbiamo più, tutte queste carte speciali che vedete, oppure carte che costano un poco, io le ho trovate tutte gratis, Nuguri, Pasaic, Ripart, poi abbiamo Saïss, Rachmani, Boudou, Anthony, ho tutte queste carte che abbiamo trovato speciali. Io le ho trovate tutte gratis. Non ho speso un euro per queste carte qua. Vi dico il metodo che faccio io: perdi un po' di tempo in più, però vieni ripagato. Vieni tantissimo ripagato con i metodi che sto facendo io. Io voglio farvi vedere questo metodo giocando il meno, non il meno possibile, giocando il giusto necessario per meritarvi tutti questi pacchetti. Che sono 15 pacchetti. Su 15 pacchetti, uno o due garantiti usciranno, perché è impossibile, è proprio legge, è proprio scritto. Oppure, talmente se c'è una mena incredibile, che andranno male tutti e 15, i primi, ma gli altri 15 non potranno andare male. È garantito che i prossimi 15 non andranno male. Lo fate una o due settimane. Io, per esempio, ho avuto una settimana che, per fare una sfida che testa mia non è andata molto bene, ho detto facciamo questa sfida, ho buttato tutti i giocatori più alti possibili immaginare quella sfida, sono stato senza gioco, era il periodo se non sbaglio o del Black Friday o il periodo successivo del Black Friday, che avevo levato tutti i giocatori, ero rimasto veramente con solo la mia rosa titolare e forse una decina di giocatori quella, ho detto mamma mia come faccio, mano 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 mano, tutti i pacchetti che ho trovato mi sono riuscito a fare l'icona mid gratis. Gratis, non ho speso un euro, tutti i giocatori trovati, tutti i giocatori messi là, non ho speso un euro e ne vado fiero, anche se ho trovato una carta, diciamo, abbastanza decente, penosa, non lo so, vedete voi come lo volete vedere in testa, ma ho trovato tutto gratis, tutto gratis, non ho speso un euro. Ci sta la cavata, per esempio, ho 7.000 crediti, arrivo a 15.000, poi mi apro un pacchetto, nessuno me lo rivita, perché i crediti sono i miei, credimi. Ma io vi posso garantire che tutto il pacco che ho fatto io ho trovato carte leggendarie, leggendarie 0 a 0, Benzema 91. Video YouTuber è vero perché mi piace prima a me spendere FIFA Points, un giorno lo faremo, un giorno lo faremo assieme, un giorno vi farò. Però per farvi capire adesso chi parte da 0, vi faccio vedere, questo metodo vi garantisce un grandissimo club. Mo, questi sono consigli miei, state liberi di prenderli e buttarli. Ho liberi e prendi di farli mettere in pratica e mi fate sapere voi se vi piacciono, se mi piacciono. Vi ho fatto in settimana
No, parecchie settimane fa è uscito il video come fare i crediti su FIFA e il video sta andando benissimo, vi ringrazio, siamo quasi a 600, 700 visualizzazioni e per me è un vanto avere 700 visualizzazioni su un canale appena aperto per dirvi appena, sono quasi 2 anni, però vi posso far capire che per me quel video è tantissima roba e sto vedendo che parecchi di loro secondo me l'hanno messo pure in pratica, lo stanno mettendo in pratica, stanno capendo, stanno entrando nel meccanismo di come fare entrare tutti questi crediti in FIFA. Perché FIFA ce li dà i crediti, ce li fa pure avere gratis a volte. Siamo noi che dobbiamo sfruttarli meglio. Per esempio, io non li so sfruttare i crediti. Io appena c'ho una cosa di crediti, o mi vado a comprare i giocatori o mi vado a comprare i pacchetti. Ve lo dico chiaramente, semplice, tondo, chiaro e tondo, ve lo dico. Chi è un po' più rassegnato rispetto a me che vuole farsi una squadra, con il metodo mio che vi ho fatto vedere, voi fate altro che squadra, voi fate le icone, vi comprate, veramente vi comprate le icone col metodo che vi ho detto io. Più questo qua mettete in pratica con i pacchetti, voi le icone le trovate gratis, le trovate nei pack opening, li trovate con i soldi vostri, le comprate. È una soddisfazione avere un compito questa maniera. Vabbè, penso che mi sono allungato un po' troppo, penso che ho fatto capire, spero che avete capito tutto il sistema che serve per giocare a questo FIFA, come avere queste carte speciali ogni volta che esce un nuovo evento, per esempio mo, finisce la prima squadra, protagonisti, l'ho detto questo video, per me è ancora disponibile la prima squadra, poi già sarà uscita la seconda fra 3 giorni, e non so se lo carico durante o metà video della serie protagonisti della 2, però vi posso garantire che vedrete tante belle soddisfazioni se riuscite a mettere in pratica questo video qua, veramente. Comunque vi consiglio solo di mandare questo video a tutti i vostri amici per fargli capire qual è il sistema per entrare veramente su FIFA e come avere tutte queste carte speciali. Vi ripeto, guardate FIFA, no? Ha messo carte Adidas, calpi mercato, Quantwatch, Eroi Foot, Jolly Invernali, Icone, Primatisti, Protagonisti, Rule Breakers. Questo qua non serve niente, questo qua non serve niente. Squadra del torneo UCL, serve la quella là dopo l'Europa League, non mi ricordo come si chiama. La Champions League, squadra del torneo della Champions League, squadra del torneo dell'Europa League, Champions League eliminazione diretta, sono quelle che salgono di livello. Altrettanto per l'altro campionato, l'Europa League altrettanto, e non è più, ci sarà ancora avanti. Comunque, spero che il video vi sia interessato e piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, noi ci vediamo al prossimo contenuto, sempre video su FIFA, tra qualcuno, video eccetera eccetera, e fatemi sapere se vi è interessato questo video con un like e almeno con un bel commento, mi fate sapere se lo mettete in pratica e per me è tutto un di più. Fammi sapere tutte queste notizie perché parecchi di loro veramente non mi dicono nulla, io mi piace farvele sapere tutte queste cose così. Potete stare anche voi al passo dei tempi dei grandi giocatori di FIFA che consumano soldi e invece voi, un po' di testa, riuscite ad avere tutto gratis, ok? Ci vediamo al prossimo video.